Un labirinto infinito fatto di svolte impreviste e nemici mortali. Quest'ultimo viaggio si stava dimostrando il più pericoloso intrapreso fino ad ora. Mario ed i suoi amici continuarono senza Bowser, che si era separato da loro. Non c'era tempo di cercarlo e neppure di piangerlo. I nostri eroi sapevano che dovevano correre all'appuntamento finale con il conte. Livello 8-2. La caduta. Un'altra scossa! Ormai ho perso il conto! È strano, voglio dire, questo è il castello privato del conte Cenere, no? Perché permette che anche casa sua venga distrutta? Che piano malvagio è mai questo, se lui stesso viene eliminato? Lumiere, allora, sei davvero tu? Continuiamo a muoverci, dobbiamo trovare subito il conte Cenere. Bentornati comunque, amici ascoltatori, a questa nuova puntata di Super Paper Mario. Ci ritroviamo dove ci eravamo lasciati nella scorsa puntata, ovvero dopo aver purtroppo salutato Bowser, forse per sempre, forse no, siamo pronti a dirigerci verso il prossimo livello, il prossimo segmento del mondo 8. Ebbene, vediamo un pochino che cosa ci attenderà. Nel livello precedente ci siamo affrontati con un mostro terribile, quali altri non è Pugnazzo, chissà chi ci sarà. Come? Ma... Oh oh oh, finalmente siete arrivati! Non ci posso credere, ma non ci avevi detto, Merlocchio, che se ci avresti aspettato fuori visto che non potevi venire. Ma tu guarda un po' questi anziani saggi, non sono più quelli di una volta. Merlocchio, cosa ci fai tu qui? Ho trovato un passaggio interessante nel Propheticus Lucis e sono corso a dirvelo. Per arrivare dal conte sembra che dobbiate colpire questo normalissimo blocco. Cosa aspettate a dargli una bella botta? Questo blocco, la porta è chiusa. Non ci resta che colpirlo. Che branco di... Oh mio Dio. Ma era una trappola. Merlocchio, che scherzi sono... Ingenui! Era Mimì, non era Merlocchio. C'era da aspettarselo. Lì c'è la bomba. Quindi... avanti con Bombo. C'era da aspettarselo che un altro degli sgherri del conte Cenere facesse la sua comparsa. Andiamo e speriamo di... Un momento, ma qua c'è una porta. Avevo notato qualcosa dietro di molto strano. Chissà dove porta. Questi spuntoni di roccia, beh, porteo. Mi stanno facendo un po' utilizzare tutti i pixel che... non è che siano poi stati così utilizzati durante il gioco. Questo cos'è? Boh, chissà che è successo. Tac, tac, e ce l'abbiamo fatta. Bene, usciamo dalla porta. E dirigiamoci. Chissà che sarà successo. Allora, qui c'è un'altra di porta. Vediamo un po'. Qua ci sono questi... aiuto. Questi carboni ardenti. Ma che fa questo pulsante? Lo devo capire. Ok, almeno in 3D posso evitare una parte di questi. No, per cortesia, pure voi no. Ci mancate solo voi e poi... Basta, è finita. Che ombre malefiche. Un momento, non è che si sposta il tubo? Mi viene questo dubbio. Potrebbe essere. Ma che significato ha, scusatemi? Ma...
E dove lo dobbiamo spostare, scusate? Proviamo tutte le combinazioni. Ma vabbè, non capisco il senso. Perdonate la mia stupidità. Ma c'è qualcosa che non mi torna qua. Gatta cicova. Spostiamolo tutto davanti. Due mi sembra fossero le volte che devo colpire questo bottone rosso. Vabbè, le solite ombre malefiche, ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine e non ci scandalizziamo più. Ecco, vediamo se è questo quello giusto. Ci sono dei premi però. Bene, un guscio duro. No, che... No, per carità, l'ultra fungo shake non lo darò via per niente al mondo. Qua chissà che c'è. La chiave di Castelcenere, ok. E per l'ultimo, chissà che c'è. Un fungo SOS. Potrebbe servirci. Quindi io direi di far fuori questo lampo blitz. Che sì, è uno strumento abbastanza utile, ma neanche troppo. Quindi... Sinceramente. Quindi, se questo sposta in avanti, quello dietro sposterà indietro. Quindi adesso analizziamo ad uno a uno tutti i restanti. Quindi spostiamo... Mannaggia. Quindi se mi faccio colpire da quei nemici è finita. Cerchiamo di non farci colpire allora. Allora, adesso uno. E dovrebbe essere ok. Poi lo sposteremo ulteriormente dopo. Andiamo veloci. Bravo Mario. Bravo, bravo. Senza troppi danni. Allora, mi pare che... Sì, questo ok. Poi non mi ricordo gli altri che abbiamo già fatto. Vabbè, il terz'ultimo sì. Adesso proviamo il quart'ultimo. Almeno che questa non sia la strada giusta. No. Un momento, se qui giriamo... C'ho il lampo blitz, ma l'ho fatto fuori prima, quindi... Non è che mi possa importare più di tanto. Ma io vedo lì un tubo. Ma buttiamoci, non è che lì c'è un... qualche cosa, non ho visto. Ma magari anche qua dentro. Qui sì, cioè da dove siamo venuti, ma niente di che. Bah. Cerchiamo di uscire prima che... Allora, qui c'è questa porta. Ma niente di che. No, comunque solo questo porta in su. Nient'altro. Perché tutti questi portano di qua. Eh sì. Quindi devo per forza essermi dimenticato qualcosa nel tubo più a destra di tutti. Quindi ritorniamo alla sala dei premi. Forse c'era un buco nel pavimento. Eh sì, probabilmente qualcosa del genere. Che non ho avuto la sveltezza e la prontezza adeguata per vederlo subito. Ma è inutile piangere sul latte versato. Questa perdita di tempo, vabbè, forse la taglierò, forse no, forse sì. Ma che ne so. Ma intanto andiamo verso il prossimo obiettivo, cioè far fuori Mimì e quindi trovarla. Ok. No. Beh, se ci si mette pure Mario con il telecomando Wii in particolare, con queste sue strane... No, perché è forte, io premo il pulsante per andare avanti. Ma non so perché questo mi apre la porta. Vabbè. Che stranezze che... Comunque, me lo sarei dovuto aspettare. E infatti... Non ci sono altri tesori nascosti, no, eh. Ecco, evitiamo per cortesia, perché già ne abbiamo subiti troppi. E vediamo un pochino qua che ci sarà la nostra Mimì. Dobbiamo schivare questo stupido
Ah, questo non me l'aspettavo. Si gira pure. Mannaggia lui. Comunque, sicuramente qui ci sarà qualcosa da fare collegato tra le due porte. Un maledizio di quelli forse più pericolosi, se non mi ricordo male. Consiglia, illuminaci. Non è ancora arrivato, quindi avanti. È un reverse questo mostro malefico, maledice tutto quello che tocca, lo so, uno, la sua maledizione ti fa muovere al contrario. Se ti maledice non tieni la calma, ecco. Facile a dirsi, non molto facile a farsi. Bene, c'è la via secondaria naturalmente. C'è sempre una via secondaria a tutto. Ecco qua. La chiave, fammi un po' indovinare. C'è poca fantasia. Ah no, un ultra fungo shake. Ma grazie, ma che bello, siete gentilissimi. Adesso mi dispiace un po' far fuori uno di queste delizie qua. Adesso buttiamo via lo... State tranquilli, non sono matto. Uso lo shake dura più e poi... Allora, vediamo un po' come muoverlo. Giù, ok, su. Su, di nuovo. Su di nuovo, giù. Oh, non lo prendeva, ma siamo matti, dico io. E ora prendiamo il nostro premio. Bene, bene. Adesso continuerà a rigenerarsi un po' alla volta la nostra vita. E intanto abbiamo guadagnato pure un ultra fungo shake. Cosa c'è di meglio? Attenzione a non essere colpiti da questi mostriciattoli colorati. Bene, quindi questa era una porta opzionale. Vabbè, meglio così. Infatti, sì. Meglio esplorare tutti gli ambienti di questo grande castello. Adesso dovremmo incontrare... Ma questo... Aspetta. Secondo me mi fa cadere di sotto. Però se io faccio un saltino... Non mi è fatto cadere. No, ma perché? Dovevo riuscire a... Ma... Vattene, stupido! Quello che mi dà più fastidio, eccolo, era quello che ti fa addormentare. Anche se gli altri non è che siano tanto meglio. Ma comunque... Fammi indovinare, lo devo rifare tutto, mannaggia a me. Adesso non sbaglierò più, utilizziamo Luigi... Anzi no, Mario ce la fa anche lui egregiamente. No, non ce la fa egregiamente. Change. Allora. No, Luigi è un po' troppo... Come dire? Ma un po' troppo poco, malleabile. Va a sbattere il... No, ma... Vabbè, ce le dobbiamo fare tutte, ragazzi. Così la da bendata vuole. Fammi indovinare. No. Sto coso qua. Questo bruttone. E come lo faccio fuori? Quale potrei usare? Scatti, doremi, protezio. Protezio, va. Dai che... Ecco, è questo qua. E infatti non l'ho sconfitto con un colpo, ma... Devo sudare, ahimè. Ecco, dovrebbe essere uno di questi due. E purtroppo non li riesco a colpire bene, ragazzi. Comunque è questo a cui sta infliggendo colpi. Che ora si sta dirigendo in avanti, ma... santo cielo. Io che posso fare? Cambiamo strategia. Usiamo bombo. Gli tendiamo una trappola. Ma non so che fare. Comunque dovrebbe essere questo. Premiamo uno e facciamo... Oh. Ah, la chiave. Quindi dovevamo farlo. Meglio così. Meglio così. Io pensavo di fare cose opzionali. No, meglio così, ragazzi, tornate.
E un bel saltino e... La vedo male. Con quel blocco di salvataggio vuol dire che... Che bello, siete arrivati. Lo dicevano le stelle che sareste sopravvissuti. Chi è ora? Eroi, non fuggite, ascoltate Merluna e rinsavite. Grazie alle stelle a me giungete. Riposatevi un poco e nulla temete. Ma sei davvero Merluna? Ma stai dando alla me... mi stai dando della mentitrice? Che altre sarei se non l'incantatrice? Guarda, quest'aura come riluce, non ti basta per essere felice? Tre domande vi sto per fare. Risponder bene sarà vostro dovere. Ogni risposta deve essere vera, ma soprattutto la voglio sincera. Diamo inizio alla contesa. Ogni domanda, una sorpresa. Quale di queste fiere rare è più difficile da domare? Un Goomba mi sembra l'unica bestia. Dunque questa la fiera che vi rovina la festa. Poi, quali tra questi mostri perosi vi fan tremare, o miei valorosi? No, non mi dire. Stordini, Martel Cupa, Lampo Blitz. Sono questi dunque che vi spaventano, È buono a sapersi. Quale di questi, cari saggi, vorreste lontano dai paraggi? Un malfatto. Dunque, questo che vi rende furiosi, molto interessante, miei coraggiosi. È stato molto divertente, ma ora devo andare, cara gente. Non temete i miei diletti, ci rivediamo, i patti son patti. No, comunque credo che adesso ci preparino una bella sorpresina con tutte queste cose. E io avrei potuto selezionare Ultrafungo, ma io che scemo ho pensato alla domanda e non al fine che aveva Merluna, o meglio un'altra persona. Quindi purtroppo mi tocca affrontare questi Goomba e non avere questo Ultrafungo. Mannaggia a me. Vabbè, pazienza. Allora, mio caro Goomba, bye bye. È stato difficile davvero sconfiggerti, sai com'è? Poi un lampo blitz, ma non me ne frega niente. E infine che avevamo scelto un malfatto? Oh mamma mia. Uno lo dobbiamo per forza prendere. Dona un PV e cura l'avvelenamento. Facciamo una cosa. Non vi dispiace se faccio fuori Fungo SOS? Per un attimo uso questi malfatti. E usiamo l'altro malfatto. E usiamo l'altro malfatto. E... vai. No. Prendiamolo. E adesso sostituiamolo col malfatto. No. Detto sostituiamolo col malfatto. Quindi oggetti, prendiamo malfatto. Adesso è un po' lontano, quindi magari si esaurisse. È meglio averlo sempre sotto mano. No. Oh, è santo cielo. Malfatto, grazie. Un altro malfatto, grazie. Un PV non è che sia nulla, voi direte, ragazzi, ma secondo me è buono anche. Anche se poco. Vabbè, sostituiamo il malfatto con Fungo SS. Malfatto, grazie. Vieni qua. Ma siamo a 29, è così poco. No, ma... scusatemi, con la velocità in cui lo sto facendo, poi che velocità supersonica, mi perdo un po' e quindi premo pulsanti velocemente, insomma, mezzo disastro. Vabbè, mi spiace un po' per l'ultrafungo, ma vabbè. Merluna, sei un po' adirata. Ma come? Impossibile! Impossibile! Ah, avete incontrato tutto ciò che odiate, come siete riusciti a passare? A meno che non abbiate mentito, piccoli mascalzoni.
Come hai fatto ad indovinare? Osi darci lezioni? Proprio tu che hai finto di essere Merlocchio e Merluna? Giochi sporco, dovresti vergognarti. Dovrei vergognarmi, ma mi piace ottenere risultati e per ottenerli faccio tutto ciò che è necessario. Sei tu che devi sempre essere salvata dai ragazzi. Ecco una cosa imbarazzante. Tu sì che sai parlare con tutti i tuoi fidanzatini che ti proteggono. Tu! Molto bene! Visto che insisti, ti darò quello che ti meriti! Principessa Peach, non vorrei davvero? Statene fuori, sono una principessa e lei ha insultato la mia dignità. Voi due lasciate fare a me. Chiaro? Oh mio Dio. È un po' adirata la nostra Peach. Oh, la bella principessina vuole affrontarmi da sola? Sarebbe davvero un peccato se questa pesca si rovinasse. Ah ah ah, che battuta, pesca Peach, mamma mia. Mi. Oh no. Siamo alle solite. Il dolce ragnetto. Che l'ultima volta abbiamo incontrato. Dov'era? In cantina, sì. Mihihi! Non piangere o ti si rovinerà il trucco. Addio principessa. Oh mamma. Però dai pixel ti fai aiutare, mia cara Peach. E lanciamoglielo. Oh 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 oh. Qualche problemino. Mimi. Oh bene. No. E vai. No. La devo prima danneggiare per... No. Fare così. E va, no, ma tu sei impazzita. Ah, non la posso colpire quando è in questa fase rotatoria. Oh mamma mia. Vediamo un po' che fare. Dolce Mimì. Please. No. Oh, e uno è andato. Oh oh, un'altra volta. E siamo in salvo. Almeno non ancora, ma sì. Bene. Visto che ti diverti molto. Oh. Che vuoi fare? Adesso lanciamolo. Vai. Oh. No. Adesso ti inseguo. Dolce Mimì. Quante gambe gli rimangono? Aspetta. Purtroppo dobbiamo usare uno strumento. Pescotta, va. Minimo indispensabile per sopravvivere. Oh mio Dio, stavolta è proprio un tornado che leva pure 4, eh? 4 PV. Va bene, quante zampe gli rimangono? Ben poche, per mia fortuna. Oh, bene. Vai e distrutta. Dammi questo e ti riduco in poltiglia. Oh! E adesso un altro oggetto per forza. Ah, mi dispiace sprecare un super fungo shake. Ma ahimè, devo farlo. Oh oh. Stavolta sarà una velocità di quelle. Oh. Oh mio Dio. Ma scusa, io mi posso proteggere, ma sono cretino o cosa? Aspetta, però no, mi sembra un po' improbabile che facilitino in questo modo il giocatore. Eh sì, mi sembra un po' troppo. Capisco che il gioco è 3+, ma questo mi sembra un pochino eccessivo. Persino per i giocatori di un'età
Oh, l'abbiamo fatta fuori, meno male. Non capisco, mi ha battuto una principessa. Che succede? Ora? Tu! Oh, che c'è, piccolina? Mimì vuole la mammina. La prendi in giro pure tu, Peach? Ce l'hai fatta, principessa! Oh, che succede? Un altro terremoto? La distruzione avanza. Se tardiamo ancora, siamo fritti. Hai ragione, andiamo. Peach, ma non vieni con noi? Ok, vieni, dai. Ci servono i tuoi voli. Mimì, non puoi rimanere qui, mettiti al sicuro. Già, già, come se ti importasse. Ah! Che succede? Oh mio Dio, questo rumore. Avete sentito come tremava il telecomando Wii? Cos'era quel rumore? Non saprei. Principessa! E la porta è chiusa. Non si apre! Oh no! Sciocca principessa, cosa stai facendo? Cosa sto facendo? Sono intervenuta senza pensare. Non voglio il tuo stupido aiuto, lasciami in pace. No, non posso, sei stata molto cattiva, ma non posso lasciarti morire. Non so cosa ti abbiano insegnato, ma io so che si deve aiutare chi è in difficoltà. Peach! Aspetta, ti tengo! Cosa è successo? Sono cadute. Ma allora è finita. L'intero castello ha tremato e ora la porta non si apre. Prima Bowser e ora la principessa. Che facciamo, fratellone? Dobbiamo continuare. Ma non possiamo abbandonare la principessa. Lo so, è orribile, ma beh, è la fine del mondo, la fine di tutti i mondi. Dobbiamo andare avanti, anche la principessa Peach lo vorrebbe, se fosse qui. Beh, sì, penso che Peach direbbe una cosa simile. Mi preoccupo per lei, ma probabilmente direbbe che ora stiamo perdendo tempo. Ok, fratellone, andiamo! E così anche questo secondo livello del mondo 8 si conclude. Anche se con una grave perdita, quella di Peach. Noi quindi ci vediamo la prossima puntata con il penultimo livello del gioco. Grazie per l'ascolto e alla prossima.